Qual è il percorso migliore ad oggi, giuridicamente, per uscire dall'Unione Europea? Ma diciamo che il Trattato di Lisbona, in particolare nella disposizione dell'articolo 50, consente agli Stati membri di azionare la cosiddetta facoltà di recesso, notificando questa volontà al Consiglio Europeo. Il tutto ovviamente deve avvenire conformemente alle norme costituzionali interne ai singoli ordinamenti. L'Italia, a differenza di altri sistemi costituzionali, penso a quello francese, a quello tedesco, sul punto è silente, nel senso che la Costituzione non prevede un meccanismo interno. E quindi ci possono essere, almeno dal mio punto di vista, due soluzioni che si possono adottare. La prima, una legge di revisione costituzionale che introduca l'istituto giuridico del referendum consultivo, che ha un contenuto ad hoc, cioè attraverso il quale si sente il punto di vista, ovviamente giuridicamente non vincolante, degli elettori in merito alla possibilità da parte dell'ordinamento italiano di azionare la facoltà di recesso. La seconda soluzione, non essendo il referendum una scelta necessitata, potrebbe passare attraverso una mozione, quindi un atto di indirizzo del Parlamento che dà il via libera al governo di notificare al Consiglio europeo il recesso e avviare poi conseguentemente la procedura di negoziazione per l'uscita. Quanto dura la procedura di negoziazione per l'uscita e su che cosa noi Italia non dovremmo assolutamente trattare? Ma la procedura dell'articolo 50 prevede che nel momento in cui ci sia la possibilità di raggiungere un accordo di negoziazione, a partire da quel momento l'Italia è fuori. C'è un termine massimo che è di 2 anni, nel senso che se entro 2 anni non si raggiunge un accordo, ci troviamo in una situazione che è abbastanza problematica, nel senso che, dice l'articolo 50, i trattati cessano di avere efficacia, anche se le parti, cioè da una parte lo Stato che ha esercitato la facoltà di recesso, dall'altra parte l'ordinamento dell'Unione Europea, possono stabilire di prorogare questo termine. Io credo che non si debba transigere su nessun aspetto, cioè tutte le competenze attualmente concorrenti ed esclusive dell'Unione Europea devono rientrare nella piena sovranità nazionale, quindi una sovranità che non è solo monetaria ma riguarda tutti i settori su cui oggi, in base al Trattato di Lisbona, l'Unione Europea ha delle competenze. Ovviamente poi l'Italia, da un punto di vista del diritto internazionale, sarà tenuta a rispettare l'accordo di negoziazione con l'ordinamento comunitario. Non è una partita facile, perché noi la stiamo descrivendo da un punto di vista giuridico, ma ci sono questioni di natura politico-diplomatica, ci sarà sicuramente una forte avversione anche da parte degli altri Stati membri, perché l'uscita dell'Italia equivarrebbe all'uscita di uno dei paesi fondatori delle allora comunità europee, quindi le ripercussioni non mancheranno, però da questo punto di vista credo che una classe politica forte, stabile e che abbia e possiede una forte coscienza in questa direzione sia, diciamo così, lo strumento fondamentale ed essenziale per un'uscita che sia il più possibile meno traumatica. Un'ultima domanda, professore, e per quanto riguarda il MES, un trattato internazionale? Il MES nasce, il cosiddetto Fondo Salva Stati, nasce formalmente al di fuori dell'ordinamento dell'Unione Europea. Si tratta di un fondo con il quale gli Stati che si trovano in forte difficoltà economica, quindi che non riescono a sostenere il debito pubblico, ricorrono a questo strumento, però è sottoposto a una serie di condizionalità, quindi a una serie di riforme strutturali, cioè un altro modo per, da parte della Troica, entrare a piedi, a gamba tesa, all'interno della residua membrana delle sovranità nazionali. Quindi attivare il MES significa di fatto essere totalmente esautorati sul piano delle scelte interne, che sarebbero scelte formali ma di fatto condizionate da organismi sovranazionali. Oh, oh, oh.